È stato ospitato da Palazzo Ducale di Urbino il convegno di presentazione dei tirocini formativi negli uffici giudiziari, promosso dalla Regione, Corte d'Appello, TAR e Università delle Marche. Un percorso che rende la Regione un modello unico sul piano nazionale. È un bel modo di spendere fondi europei per la formazione in una direzione insolita, che è quello dei tribunali, delle magistrature, del TAR, insomma quella figura che il tirocinante che apprende dentro queste strutture è quello che può essere un percorso di vita e di carriera. Nello stesso tempo restituisce con la propria presenza energia all'interno di strutture che hanno bisogno, ovviamente come tutti oggi, di forze fresche che stanno lì a dare una mano. Un'esperienza che ci rende modello, perché la prima in Italia, le regioni spendono fondi in questa direzione, ma che si è dimostrata una strada molto efficace, soprattutto cogliendo la soddisfazione di chi ha intrapreso questo percorso. La Regione sostiene l'ufficio del processo attraverso una convenzione quadro, un progetto nazionale di miglioramento del servizio di giustizia attraverso la costituzione di uno staff che affianca il magistrato nelle sue attività. Per la formazione le Marche destinano 1.200.000 euro di fondi europei, finanziando 230 tirocinanti laureati in giurisprudenza attraverso un avviso pubblico e attestazione ISEE. I giovani possono così affinare le conoscenze universitarie mediante una verifica sul campo. Un'esperienza da portare ad esempio per le altre realtà regionali, ha commentato il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri. E ringrazio la Regione Marche, perché oggi con questo progetto ha dimostrato di intanto saper utilizzare i fondi comunitari e dare l'idea di un'Italia che vuole fare, di un'Italia che vuol dare risposte concrete e vuole anche dare un messaggio diverso ai giovani. Quindi le prospettive ci sono e dobbiamo indicare loro le strade con fiducia, anche per mantenere le nostre risorse nel territorio e nelle nostre istituzioni. Una sfida culturale per l'assessore alla formazione Loretta Bravi. È un progetto che la Giunta ha accolto subito, ha deliberato a luglio del 2015, un progetto nel quale crediamo perché si innesta sul settore della giustizia. Siamo nella Terza Repubblica e quindi parlare di giustizia vuol dire recuperare nei giovani il vero senso della giustizia e l'approccio a questa categoria. Nello stesso tempo è uno di quei progetti che permette alle Marche, alla Regione, di entrare in rete con altri partners, che sono le università, che sono gli uffici giudiziari, e soprattutto permette ai giovani di fare esperienza di una cosiddetta alternanza scuola-lavoro o università-lavoro, che altrimenti non esiste. Il tema più importante che sta dietro ai tirocini è quella di creare nei giovani una mentalità del lavoro, altrimenti abbiamo una divisione troppo netta tra il mondo del sapere e il mondo del fare. Formare in realtà è un ambiente veramente quasi familiare.